Ronnie, 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 Ronnie. E Nancy? E Nancy, brilli? Camminavano così. No. Così proprio, camminava così. Come mai? Oh, però... Perché sparì questa matita? Però scrivevano, riuscivano a scrivere le sì. Chi ce l'aveva la parte della mina? Punta. Di quanto va a sforare il preventivo che mi ha fatto. Allora, considerando che i danni erano maggiori, considerando che ci devo calcolare l'IVA, considerando che io ho dovuto anche pensare alle vernici, si sfora per una cifra superiore al preventivo previsto di 650 euro. Un è regalo, stato il meglio. È stato il meglio. Te l'avevo detto. E me l'aveva detto. Signore, di questi tempi, che dobbiamo fare? Arrivederci. La saluto. Arrivederci. Buonasera. 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 Allora a che punto siamo? Siamo sempre a buon punto. Mi dica. No, volevo sapere poi alla fine quanto si spende. Lei che è un uomo così affascinante, così... Sembra facoltoso come quell'attore in quel film con Julia Roberts. Com'è che si chiama? Richard G. Ecco, lei è proprio uguale a Richard G. Ho detto io. Anch'io. Insomma, lo vuol sapere? Ma che me ne frega a me, si fa fare tanto. No. Che l'IVA, quanto? Considerando l'IVA. Sì, l'IVA. Considerando i pezzi aggiuntivi. Sì, i pezzi aggiuntivi, sì. Considerando la sostituzione. Sì, anche la sostituzione. La mano d'opera. Tutto. 1500 euro. Si fa, si no, fa. No. No, allora, la macchina è mia e pago io, quindi, casomai, parliamone noi. Paga lei? Sì, pago io. Scusi un attimo. No, stavo dicendo, signora Benedetta, lei è splendida come al solito, poi questa pelliccia, le dona, questo taglio di capelli. Sì, guardi, la blocco subito. Mi può dire il prezzo effettivo, quanto potrebbe Facciamo essere? Facciamo così, si fa 3.000 euro, tutto compreso, non se ne parla più, vi offro anche il caffè. Perfetto, grazie, vai. Il caffè sì, il caffè lo prendo. No, il caffè si prende a casa, vieni Richard G. Il caffè, 3.000 euro, Richard Ginori, vai, me lo dicessi. Il caffè, vai. 3.000 euro, stivali nuovi. Allora, non c'è, però, sì, appena arriva glielo dico, gli ho detto che la cercavo, va bene? Ascolta, se non c'è e non c'è, che devo fare? Vabbè, comunque, guarda, non ti preoccupare, glielo dico io, va bene, vai, ciao. Ma glielo dico, glielo dico davvero, questa volta, tu vedrai se glielo dico. Ciao! Proprio te, guarda, te vai troppo forte in macchina. In macchina proprio. Sì, hai dei problemini qui. Ma che mi stai se vado forte in macchina? Perché lo so, che ti conoscerò, lo so. Tu sei andata a 150, 160. Ma te sei grullo, c'era anche coda, andavo piano. Coda, vai così te. Ma cosa dici? Ma te sei pazzo, ti hai bevuto, che hai fatto? No, non ho bevuto niente. Allora? Me l'ha detto la Giulia. Ma Giulia è a casa sua, ma cosa ne sale? Ti ha telefonato, carina, ti ha telefonato. E se mi ha telefonato? Ti ha telefonato, capito? E allora, gli hanno detto che eri irraggiungibile. Sicché come mina c'è 50 tette andate. Capito? La mia Speedy Gonzales, lì. Allora, devi far curare San Luigi, l'ho detto, prendi le pasticche, perché te stai male, molto. Amore per la qualità, ricette antiche, rispetto delle regole. Corsini, arte dolciaria di Toscana. Sembra incredibile, ma i sintomi dell'influenza femminile e maschile sono gli stessi.
Vivin C agisce contemporaneamente sui sintomi influenzali di tutti. Vivin C è Menarini.